Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Invece, di fronte ai cambiamenti climatici, che purtroppo noi ci avviciniamo a un'estate in cui l'emergenza acqua inizierà probabilmente a fine giugno, e ecco, di questa cosa, almeno a livello nazionale, dei cambiamenti climatici ce ne possiamo rendere conto, che poi hanno delle ripercussioni enormi sull'economia, sul lavoro, sull'energia, e noi probabilmente non avremo abbastanza energia da qui a breve, già adesso non ne abbiamo sufficientemente per le industrie, il caro energia lo conosciamo benissimo, dicono che i prezzi sono diminuiti, in realtà si sono abbassati solo del 50% rispetto ai rincari, cioè almeno a livello interno riusciamo a farci carico di una realtà che viviamo tutti i giorni, perché vede, è aprile, io fino a ieri avevo il collo alto. Quando è finito me lo dica. Aspetti, Candiani, ho finito, sono stata abbastanza chiara. Ha finito. Lei non ha capito qualcosa. Cambiamole anche sotto pancia, allora, non mettiamole sotto più esperta in diritto e immigrazione, ma climatologa. No, ecco, assolutamente, infatti è una domanda che le sto facendo da cittadina, guarda, io da giurista, se mi permette, do delle risposte quando mi fanno le domande. Io da cittadina sto chiedendo a chi mi governa se fa fronte a quella che è un'emergenza che invece stiamo vedendo sotto gli occhi di tutti. O si possono fare le domande in questo paese, i cittadini sono lì per si possono fare. Candiani, può rispondere, grazie, per favore, che volevo fare una domanda anch'io prima che ci lasci, perché va via qualche minuto prima. Le sue domande, però oggettivamente l'interlocutore che abbiamo di fronte è pretestuosamente preconcetto rispetto a qualsiasi azione del governo. No, non le conosco, gliele sto domandando, sono così aperta che le vorrei conoscere. Fatemi restare un attimo. Devo approfittare di Candiani, naturalmente in forma così figurata, volevo dire.